Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie. Non è il tempo della contestazione. Ora serve razionalità da parte di tutti, squadra, dirigenza, stampa e tifosi. È necessario che culture e visioni differenti si compattino, facciano testuggine per difendere un bene comune, il Catania Football Club. Da qui al termine della regular season sarà una corsa con il cronometro. Il futuro, ci auguriamo migliore e soprattutto con interpreti diversi non solo in campo, comincerà in estate. Adesso c'è un presente che va tutelato, costruito e rispettato. Il Catania ha 3 partite per scrivere il suo futuro e per provare a restituire un significato al successo in Coppa Italia. Non è solo una questione di allenamenti, di letture tattiche, di confidenza con un concetto diverso che riguarda la marcatura uomo o le coperture degli spazi. Ormai è evidente che è un problema di interpreti e di caratteri. Questo gruppo, che ha tradito le aspettative di un'intera tifoseria, non può restare bloccato in una classifica così anonima. Non può, per rispetto di una città che è stata sin dall'inizio della stagione al suo fianco, sostenendolo e giustificandolo anche quando la logica avrebbe consigliato di fare il contrario. Ora il Catania ha un solo obbligo: vincere per recuperare un po' di credibilità e di dignità smarrite nel corso di questo orribile campionato. Noi quello di continuare a prenderci cura della squadra della nostra città. Buongiorno, buongiorno cari amici di Chance Bet News e cari amici di Rossazzurri, ben ritrovati in questa diretta di questo martedì 9 aprile 2024. Una settimana fa a quest'ora eravamo tutti in fibrillazione perché il Catania sarebbe sceso in campo per giocare la finale di ritorno di Coppa Italia col Padova e in pochi si sarebbero immaginati un Catania bellissimo, capace di ribaltare il risultato dell'andata e di alzare al cielo la Coppa Italia, la sua prima Coppa Italia, il suo primo trofeo. In una settimana sono cambiate, o meglio, si è tornati alla normalità, quella normalità che vede la squadra rossazzurra in difficoltà in campionato. Domenica è arrivata la 16ª sconfitta stagionale nel torneo contro la Virtus Francavilla, che ha reso ancora più concreto l'incubo dei play-out, anche in considerazione di alcuni risultati, soprattutto quello del Monopoli, che piano piano ha risalito la classifica arrivando a 39 punti come il Catania e quintultimo il Monopoli per differenza reti. In questo momento, se la stagione fosse terminata, se la regular season fosse terminata, il Catania non farebbe i play-out, non li farebbe neanche il Monopoli, perché da 39 punti il Monopoli, 28 il Monterosi, 11 punti di vantaggio della quintultima sulla penultima e dunque niente play-out. Ma non è questo il problema è che questa squadra deve reagire, perché a Francavilla ha ottenuto il 3° KO consecutivo in campionato, dopo quelli con la Turris e in casa col Giuliano. Deve assolutamente reagire per non sprecare quanto l'unica cosa buona fatta in questa stagione è la vittoria in Coppa Italia, che gli dà l'accesso ai playoff. Occorre vincere per far punti, smuovere la classifica, ma soprattutto perché anche il derby col Messina occorre, sportivamente parlando, vendicare la sconfitta dell'andata, assolutamente. Quindi ci auguriamo che la squadra, che oggi non si allena per i motivi che ha spiegato Grella, ora parleremo anche del comunicato del vicepresidente rossazzurro nonché anche AD, amministratore delegato del club etneo Vincenzo Grella, anche perché appunto la squadra non si allena, perché ieri è rientrata, lunedì è rientrata all'alba con l'autobus, perché hanno perso l'aereo, quindi si alleneranno da domani, avranno 4 giorni intensissimi per preparare la sfida di domenica, tra l'altro venerdì andranno anche in ritiro. Io, prima di passare a salutarvi, voglio fare un appello, perché quello che è accaduto a Crotone è vergognoso, schifoso, deprecabile, potrei utilizzare altri miliardi di aggettivi. Alcuni giocatori del Crotone sono stati aggrediti in spiaggia con delle spranghe da alcuni che definire tifosi è assolutamente sbagliato. Io comprendo la delusione della squadra dei tifosi calabresi, degli amici calabresi, ma aggredire fisicamente i giocatori per giunta con delle spranghe è veramente vigliacco e non ha nulla a che fare, è delinquenziale, non ha nulla a che fare col mondo del calcio. Come sempre potete anche intervenire in diretta al 347 836 4498,
Provo a leggervi tutti: Claudio Mammazza, ben arrivato, ben arrivata a Samuele Finocchiaro, Giuseppe Di Paola, Mario Carnazza. Era fuori gioco il gol di Artistico, non si è capito molto bene perché le immagini non erano delle migliori. Solo la maglia, dice Stefano Lazzara. Filippo De Franco, buon pomeriggio a tutti i fratelli rossazzurri, domenica allo stadio ad incitare questi ragazzi. Benny Maugeri, ci salviamo. Cati e Salvo Ventura, buongiorno Fede, domenica a tutti allo stadio. Marco Fonte, noto con piacere che Ghela se ne è accorto dai playout. Sì, io visto che comunque non è arrivato il bonifico da parte della società e quindi non sono più un filo societario, dico semplicemente che il comunicato stampa di ieri del vicepresidente AD è un po' fuori tempo, Massimo, nel senso che forse sarebbe stato più logico queste parole dirle davanti ai microfoni domenica sera dopo la sconfitta con la Virtus Francavilla. Mi permetto anche di dire che se c'è qualcosa che non è mancato mai nell'arco della stagione è il supporto dei tifosi rosso-azzurri. Pronto, con chi parlo? Federico, buongiorno, sono Fabiano Stasi, buongiorno. Ciao Fabio, ben arrivato. Grazie, grazie. Il mio bestissimo parere è quello che purtroppo, siccome ormai quest'annata è andata come è andata, scusi il gioco di parole, l'unica cosa positiva è la conquista della Coppa Italia. Io chiedo a tutti i tifosi del Catania, quindi lo chiedo anche a me stesso principalmente, ormai mancano tre partite, come dice Catania, lo scuro di mezzanotte non può fare. Andiamo allo stadio, incitiamo la squadra fino all'ultimo secondo dell'ultima partita, dopodiché se ovviamente scongiuriamo questa cosa, ci può essere dei risultati negativi, allora sempre in maniera pacifica si protesta, si mette a fuoco quello che non è andato. Però io fino adesso cosa farei io? Queste tre partite ti farei fino all'ultimo, ripeto, secondo, perché veramente domenica non è la partita. Domenica o si vince o si muore, diceva qualcuno. Esatto. O si vince o si muore. Domenica bisogna vincere assolutamente. Tra l'altro, domenica sì, c'è solo un risultato da fare, non senza calcoli. No, calcoli non, Fabio, calcoli non ne possiamo fare più perché abbiamo visto che facendo i calcoli si va a fare solamente danni. Ti interrompo un secondo, intanto per ringraziare Vince Farina per quello che scrive, ma per rispondere a Francesco Maraviglia, dice la classifica è tutto meno che anonima, purtroppo no, è anonima per il Catania, volevo intendere in questo senso, Francesco. A te nuovamente, Fabio. Grazie. Anonima perché non ce l'aspettavamo, c'è una classifica pericolosa, lo sappiamo, ma è anonima per una squadra che costa 10 milioni di euro. Io fino a qualche giornata fa, ti dico la verità, sì, con tutto che gioco non era granché, con tutto quello che vogliamo, con tutto il cambio di allenatore, io non avrei mai pensato di dover... Allora, onestamente parlando, non mi sarei aspettato. La Turris è sempre, è sempre rimasta in quelle zone. Il Monopoli non me l'aspettavo di questa ripresa, perché sta lottando veramente con... ci sono stati risultati pazzeschi. Fabio, ci sono stati risultati pazzeschi, ma... Brindisi già fa lì, c'è già quasi con un piede e mezzo in Serie B, logico, sì, che va a vincere. Ma il Crotone è in difficoltà più di noi. Ma il problema sai qual è, Fabio, che salta all'occhio i risultati di questa squadra, di queste squadre, è che queste squadre comunque non hanno mai, tra virgolette, rallentato. Il Catania non è che è rallentato, il Catania proprio si è fermato. Si è fermato, sì, perché a quest'ora con i secondi mai, giusto, però avrebbe fatto il risultato con il Giuliano, che quando la partita che abbiamo persa in casa ci saremmo, tra virgolette, tirati un po' verso di noi, il Potenza e lo stesso Messina. Quindi andavi anche, vedi, con il paradosso, perché poi la differenza è 4 punti, perché sei all'inferno con una sconfitta o con una vittoria, sei quasi di playoff. Ma infatti quando Zeuli contro il Giuliano, non solo contro il Giuliano, diceva sono arrabbiato perché ci siamo fatti scappare la serenità, diceva per questo, perché il Catania avrebbe, però ripeto Fabio, calcoli non se ne devono fare, i giocatori devono capire che hanno tre partite e devono vincere tutte. Comunque Federico, io penso che Grella abbia fatto bene fare anche quella dichiarazione, che siamo padroni del nostro destino. Sì, ma questo lo sapevamo, ma io avrei gradito, ma ripeto, non è una critica, è un'osservazione.
Credo che dire ai tifosi di venire allo stadio è un po' una. È come se non si fosse accorti che fino a oggi il tifoso rossoazzurro, almeno quando gli è stato impedito per il comportamento di pochi, è sempre stato presente. Credo che si chieda una cosa che era scontata. Sarebbe stato, secondo me, più bello, più diretto, più incisivo, non tramite un comunicato stampa, ma tramite una dichiarazione fatta domenica dopo la Virtus, dopo la sconfitta con la Virtus Francavilla ai microfoni. Però vabbè, si è Sì, deciso di certo, fare sono così. d'accordo. Sono d'accordo con te. Anche perché, ripeto, come dici tu, i tifosi, né bene né male, ragazzi, ci siamo sempre stati. Non c'è. Fabio, ma l'unica cosa che non è mancata quest'anno è l'appoggio dei È il tifosi. tifo. Esatto, è il Cioè, vorrei tifo. Ci capire chi ha vediamo. suggerito al vicepresidente Grella di scrivere queste parole, dove è stato fino ad oggi. Cioè, Esatto, bravo, perfetto. dove è Va stato fino ad bene. oggi? In che mondo virtuale, in che multiverso è stato? Ma Cioè, se sarà c'è una tu che cosa, ti il conosci Catania meglio. ha fatto presenze importanti sin dalla prima partita di Coppa Italia col Messina, 10.000 persone se non ricordo male. Forse l'unica partita di Coppa Italia un po' deludente è stata la seconda col Picerno, che eravamo 4.800-4.500, ma comunque numeri sempre monster per una competizione che inizialmente nessuno considerava. Ripeto, sarebbe il caso, se devo fare una critica, mi permetto di poterla fare, visto che sono filo societario e al soldo della società, forse è il caso che anche in precedenti occasioni qualcuno consigliasse al vicepresidente di andare davanti ai microfoni dopo una partita Latina, Taranto, Virtus Francavilla e fare delle dichiarazioni anche per evitare che il tecnico del Catania, a quei tempi a Latina e a Taranto era Lucarelli, domenica era Michelino Zeuli, andassero davanti ai microfoni per dire, tra virgolette, delle banalità. Era più il caso che forse o il vicepresidente o il direttore generale Carra andassero davanti alle telecamere per dire, però, ripeto, si è scelta questa linea comunicativa che io obiettivamente non comprendo, però io sono esterno alla società. Però Piaciuto questo comunicato, dove essere obiettivo, tipo, sono d'accordo con te. Ripeto, no? su una cosa Dimmi. siamo tutti d'accordo, su una cosa siamo tutti d'accordo, io sono il primo a dire, mettiamo da parte la rabbia, la delusione, Esatto, in questa tre dobbiamo stare partite vicini non al potete Catania. guardare né chi è Grella, chi è il tifoso, chi è quello che sistema le magliette, chi ha detto del campo. Dobbiamo fare noi quei determinati punti per poterci salvare. Poi, sai com'è? Io dico, secondo la mia modestissima opinione, vincere i playoff, mi dico la verità, mi sembra un po' difficilotto. Però sai com'è? Però Il calcio è bello anche perché riserva sorprese che tu non ti aspetti e sarebbe una cosa ancora più bella, giusto? Perché una cosa che sarebbe inaspettata. Però ripeto, prima di tutto però devono capirlo anche i giocatori stessi, è quello che bisogna devono sperare che abbiano capito, caro Fabio. capire che quelle prestazioni che hanno fatto, cioè dalla Coppa Italia, devono capire cosa è successo dalla Coppa Italia alla prestazione di Francavilla. Sono Dopodiché d'accordo ti con lascio te. perché ci sono le altre No, persone e poi e non ti chiedo lascio grazie, parlare. ricordati sempre che la tua opinione è importante, sempre. L'opinione di tutti è importante perché fin quando possiamo esprimere un'opinione in maniera educata e civile come hai fatto tu, si va solamente a crescere. Non si cresce quando le opinioni o le critiche si fanno in maniera offensiva e incivile. Grazie Esatto, Fabio, grazie. grazie Un a te, ciao a abbraccio. tutti. Catania Daniele dice, Catania dice, ma Teglio è fuori rosa? No, Teglio è infortunato, non sappiamo che tipo di infortunio ha, non sappiamo che tempi di recupero ha il giocatore colombiano, né a che punto è il recupero di Silvestri e di Peter. Sono tra i grandi misteri, dopo i tre misteri di Fati, ma ci sono quelli degli infortunati del Catania. Dani Amasi, Basile, buongiorno. Claudio Mammazza, pensate 2 mesi oggi potremmo essere in Serie B, non succede, ma se succede siamo predestinati. Gianluca Toni, ciao Gianluconi, in estate il nostro Catania verrà liberato dagli sciacalli, dagli ubriaconi, dagli scommettitori, dai mercenari e amanti dei soldi. In estate sarà Repulist. Vedremo. Jonathan Ventura, buongiorno Fede. Visto che Giovanni e Padova hai azzeccato con le tue previsioni, cosa dici per domenica e la fine della stagione? Jonathan, io non è che ho azzeccato, ci voleva. Io ve l'ho detto, io questa squadra credo di averla interpretata. Credo che domenica sarà una partita molto, ma molto tirata. Sarà determinante, ma come sempre è stato nelle grandi piazze, il pubblico, il tifo, il supporto dei tifosi rossazzurri sarà fondamentale. Io credo che il Catania vincerà e vincerà bene contro il Messina.
Neo CT46, non molliamo, esatto, nei momenti difficili, di difficoltà, amo ancora di più la squadra della mia città, quanto ti amo Catania. Caro Ben, io stamattina sentivo gli amici, come faccio ogni mattina perché mi alzo alle 6:30, di Pianeta Catania. È un piacere sentire Max, è un piacere anche quando c'è Alessandro Musumeci, Vincenzo, Alfio Lombardo, che abbraccio particolarmente, e Pier Italia. Oggi c'è la coppia d'oro, Piero e Max. E l'amico Piero diceva correttamente, io mi lego di più, ci credo di più, incido di più quando le cose vanno male. E io sono d'accordo con Piero, come sono d'accordo con te. E questo è il momento in cui bisogna stare compatti, perché quando si vince, come è successo martedì scorso, tutti liberiamo, sbrizziamo, come ho detto, qualcuno mi ha rimproverato per questo, la nostra gioia, dimenticandoci quello che non è andato male. Nei momenti difficili invece esce il carattere di ogni tifoso passionale. Il tifoso catanese, grazie a Dio, è passionale e non ci si contiene più. E alcune volte anche lo sconforto ci porta a stare lontano. Io dico, stiamo vicini a questa squadra, anche se questa squadra ci ha dato finora tante delusioni, è una sola gioia. A fine stagione tutti, stampa, tifosi, tireranno le proprie valutazioni, faranno le loro valutazioni riguardo a quel che vorranno fare la prossima stagione. Pronto, con chi parlo? Ciao Fede, Simone Scusami, Patanè. Simone, c'è un amico che ci scrive da Messina. Domenica vi affondiamo Cessi. Io ringrazio l'amico messinese. Io mi auguro solo che giochi un giocatore, Ciccio La Pisarda, che ha tante cose da dire da Emmauso. Simo, scusa se ti ho interrotto. Allora, niente, Fede, io voglio essere un attimino controcorrente. Come il Sono Barcarolo di Trastevere che sì, va controcorrente? bravo, bravo. Perché, allora, sai qual è la miccia che lascia accesa ogni speranza sia per la salvezza che per la promozione? Che questa squadra ogni qualvolta è stata con l'acqua alla gola ha risposto. Quindi Bravo io Simo. sono molto Ma fiducioso, io pure. solo per Ma questo. io, ma Simone, scusami. Allora, là è evidente che siamo tutti, come si dice a Roma, con la strizza, no? Siamo tutti impauriti, spaventati per tanti motivi, diciamolo, perché temiamo che se il Catania dovesse fare i playout potrebbe anche non riuscire a, Certo, anche quello perché sì. lo dice la classifica, perché io vado. Mi approfitto, approfitto della Sicilia, forse ce l'abbiamo, credo che l'amico, il collega, sì, credo che il collega l'abbia messo, ecco qui il collega Emanuele Crisafulli l'ha messo. Allora, noi abbiamo fatto col Brindisi che è ultimo in classifica, 6 punti su 6, 2 vittorie, 0-2 a Brindisi, 4-0 in casa. Col Monterosi 2 pareggi, quindi 2 punti su 6. Con la Virtus Francavilla 1 punto su 6. Con la Turris 3 punti su 6, col Monopoli 2 punti su 6. Quindi tutte le squadre che ci stanno sotto, eccetto il Brindisi che non affronteremo perché andrà direttamente in Serie D, con le quattro tra virgolette squadre con le quali eventualmente potremmo fare i playout, abbiamo avuto difficoltà, e questa è la grande paura, di fare i playout con un'avversaria con cui il Catania ha avuto enormi difficoltà. Quindi parliamoci chiaro, e questo. Da qui nasce il timore del tifoso rossoazzurro, che è un timore corretto, giusto? Assolutamente sì, però torno a ripetere, questa squadra ogni qualvolta è stata con l'acqua alla gola ha risposto. Cioè, su questa è l'unica certezza che abbiamo quest'anno. Ogni qualvolta la squadra si è trovata o dentro o fuori ha risposto positivamente. Vero. Quindi, sotto questo punto di vista, secondo me la squadra si salva e poi ai playoff ce la giochiamo veramente. Vedremo che succederà. Grazie, Simo. Mi piace il tuo ottimismo. Mi piace molto, molto, molto il tuo ottimismo. Ma Perché, d'altronde è inutile piangersi no, addosso, ma anche se perché no, allora è inutile andare anche allo stadio. Perché se tu io bravo. sapessimo il risultato della partita, non andremo allo stadio. La bellezza di andare allo stadio è anche questa. Non sapendo, ci si augura che la squadra vinca, ma non vi è la certezza. Quello assolutamente. Quindi, domenica, ma io ripeto, non avevo dubbi che il Massimino si sarebbe riempito. Perché, ripeto, l'unica certezza di questa stagione sono stati i tifosi, sempre comunque presenti. Ripeto, la chiamata alle armi di Grella ci sta, mi sembra, ripeto,
che non abbia visto forse quello che è accaduto allo stadio, ma io questa chiamata alle armi l'avrei fatta in schermo domenica ai colleghi di Globus, ai colleghi di Telecolor in diretta, avrei detto andiamo in silenzio stampa come poi è accaduto, perché poi si è fatto anche un mezzo silenzio stampa, ha parlato Zeuli domenica, poi lunedì nelle varie trasmissioni corner da noi e le altre non è stato mandato nessuno, quindi un mezzo silenzio stampa incomprensibile, però c'è un po' di confusione, lo comprendo, c'è un po', diciamo, forse qualcuno è un po' più distratto da altre situazioni, però va bene così. Domenica si deve vincere assolutamente, vincere domenica non basterà, questo deve essere chiaro. Certo, deve essere chiaro. Grazie Simo. Grazie, sempre forza Catania. Sempre ciao. Solo, grazie. Pronto, con chi parlo? Emanuele, buongiorno. Io proprio, guarda Emanuele, ti stavo rispondendo, avevo il tuo messaggio, oggi non si allenano perché sono stanchi, ti tiro le orecchie. Vabbè, dai, lascia perdere. No, vabbè, dai, ti spiego io perché non si allenano, Emanu, te lo spiego io. Sì, non si allenano. Di ritardo, no, cose, non, no perché è giusto che non si allenino. Perché in questo momento, dopo che hanno fatto 3 partite in 7 giorni, Giuliano, Padova e Virtus Francavilla, anche fisicamente è giusto che mollino un secondo, si rilassino mentalmente. Perché ora la cosa più difficile, caro Emanuele, sai qual è? Non la condizione fisica, ma la condizione mentale. E allora io dico che Zeuli, non che ha fatto bene, ha fatto benissimo, perché sta dando ancora fiducia ai suoi ragazzi, li sta mettendo nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio domenica contro il Messina. Poi vedremo cosa accadrà. E ti dico anche questo, perché quando tornammo da Latina, mister Lucarelli, che credo che di calcio ne abbia, se ne intenda, poi può piacere, non può piacere come allenatore, però è uno che il calcio l'ha giocato anche ad ottimi ed alti livelli, disse il ritiro in questo momento non ha senso, è più logico invece dare un giorno pieno in più di riposo alla squadra per farla scaricare mentalmente, perché sono troppo stanchi mentalmente. Qualcuno dirà, ma come voglio essere con i risultati che hanno avuto? Insomma di dubbio, però se ci pensiamo, per tutto marzo e buona parte di febbraio questa squadra non si è mai fermata. Vai a te, non ti rimprovero più. Poi lo sai che io con te mi permetto di scherzare. No, lo so, io vorrei anche il caffettino a letto, perché i figli, scusa, sono stanchi mentalmente, tutte le scuse. Cioè, perché non gli porto anche il caffettino a letto? Fede, Gaucci l'avrei domandato in ritiro, come fece all'epoca col Perugia, fino a quando non si otteneva la vittoria, ma non con tutti i comfort. Un albergo a 2 stelle come fece all'epoca. Questo è un altro discorso. Questo però è un altro discorso. Però tu sei, vedi, però vedi, Emanu, questo è un altro discorso. Però questo è un altro discorso. Il ritiro in questo momento, secondo me, potrebbe starci. Sono d'accordo con te. Ok, perdonami, il problema non è qui, non si, se il Catania fosse dietro, cioè non sta rimontando la classifica, per cui dice, ma sai, staremo come in Monopoli, quindi cresce la fiducia, è un elettrocardiogramma piatto. Come puoi vincere con Messina? Andando a cercare la fortuna come fatto col Papa, qualcuno dice, ah, siamo stati fortunati, certo la squadra è forte, se li va a cercare gli episodi. Però okay, non mi puoi dire che col Padova non possiamo dire che col Padova siamo stati fortunati, col Padova siamo stati bravissimi, non bravi, sì, bravissimi. Per esempio, il gol di Massura in altre circostanze non sarebbe entrato, perché lo fa, perché è fortunato, parliamoci là, lo va a cercare, ma si va a cercare appunto la fortuna, ok? Mette lo zampino perché in altre occasioni l'avrebbero buttato in alto, in calcio d'angolo, ma questo poteva capitare anche a Albertoni, l'avrebbe messa dentro, ok? Perché ci hanno creduto, la partita vive di episodi, e abbiamo vinto meritatamente. Ok, io non sto dicendo questo. Ma tu non mi puoi dire la squadra va in ritiro il venerdì in una partita delicata. Ma tu devi andare in ritiro fino al 28 di aprile senza comfort. Io in tempi non sospetti, se ti ricordi, mi fece piacere che anche. Ma li hanno stancato, ci hanno stufato. Io sono convinto che ci salviamo, ma non si può fare così. Io dico. Una squadra, io posso capire, il Monte Rosa ha speso con tutto rispetto 2 euro, il Monopoli, cioè abbiamo tutti i paesini dietro. Abbiamo tutti, in Messina manco lo considero, perché quelli non li ho mai considerati, perché loro sentono questo debito, lo sai che io ci lavoro, sentono questo debito, ma manco li considero, per noi sono 3 punti fondamentali.
Okay, che sono fondamentali da fare, perché secondo me la salvezza, come ogni Però anno, forse sarà è il momento in cui lo 41-42. però Emanuele, forse è il momento in cui lo comincia a considerare anche questo un derby, perché forse è il caso che lo si consideri un derby. Ma non mi interessa, devono capirlo loro che devono vincere. Non lo deve capire la tifoseria. E poi Grella, io penso intendesse dire un'altra cosa, non venite allo stadio perché non siete venuti, ma non penso No, proprio. non sto Cioè, dicendo. stare civici, stareci ancora una volta vicini. Ecco, questo è il Ecco, vedi, punto, stareci e ancora io una quello volta che ti vicini. voglio dire, Come la avete com... fatto tutto l'anno? permettimi, io quello che voglio dire è proprio questo. È evidente che Grela non voleva dire non siete mai venuti. Questo, Esatto. sì, prima che poi sia ben chiaro, Esatto. però forse mi spiega ancora meglio. Se quello che tu hai detto in questo momento, cioè chiedo l'ennesima prova d'amore, Esattamente. forse scritto così sarebbe stato meglio, no? Forse detto davanti alle telecamere sarebbe stato meglio, visto che in molti hanno fatto questa osservazione, non solo io, cioè che sembrava quasi Sì, che si stesse in un no. multiverso e che quello che fino ad oggi non è stato fatto e non è stato visto. Sarebbe stato più bello domenica sera non far parlare Zeuli, farlo stare zitto, andare davanti ai microfoni o lui o il direttore generale e dire: è un momento delicatissimo. Siamo i primi a saperlo, come è giusto che sia. La squadra è in silenzio stampa, la squadra tornerà a Catania, andrà in ritiro, non andrà in ritiro, farà quello che deve fare. Io so che quello che chiedo è complicato, ma chiedo ancora una volta l'ennesima prova d'amore ai tifosi rossazzurri, che è quella di riempire il Massimino domenica, non per un discorso di incazzo, ma perché la squadra ha bisogno ora più che mai dei suoi tifosi. E ti dico anche di più, per evitare che qualcuno marci su questa dichiarazione, perché so che qualcuno ci marcerà dicendo vogliono fare cassa, io addirittura avrei fatto dei prezzi popolari. Ma lo farà, io penso di sì. Io Giovedì che si sto usciranno i dando biglietti, lo farà, ma credo di sì. io sto dando un assist, tanto ripeto, io so come funziona, non è che sono stupido, no? Dico semplicemente questo, perché è evidente che qualcuno vorrà, forse tenderà a manipolare le parole di Gra, dicendo: ah, certo, sta pensando a fare i soldi, l'ingasso. No, Grella sta semplicemente dicendo: traduciamo, io l'avrei detto in Anche a questa. chi si è disinnamorato per il momento, se Esatto, si è perfetto, staccato un attimino bravo, perché è bravissimo. stanco, vieni allo stadio lo stesso. Ti Semplicemente dico, questo. guarda Federico, io domenica mi siete, vedo la partita, dico, mica oggi il Catania compra, hai vinto la Coppa Italia, e vedo senza fare nomi, gente che rallenta il gioco, gente che non sa fare due passaggi precisi, proprio scesi per il pari. E vabbè, avanti, ok, dai, 40 punti, vabbè, io dicevo, dai, speriamo di pareggiare, quando me. Certissimo, acciuppica come dicono a Bolzano e riesce a fare gol senza che nessuno intervenga. Cioè, ma il martedì la mia difesa gioca meglio. Non so la difesa, scusami, la mia squadra gioca meglio. Il martedì siamo amatoriali. Io questo non concepisco. E poi dico, non stiamo rimontando la classifica, dai, prendiamoci, cioè, è piatto. Senti, Non c'è un programma siccome mi piatto. stanno Non insultando, gioca il Catania, chi Emanuele, gioca? Chi sta? mi Ti hai stufato perché mi ho stanno stufato, ti insultando. O, saluto. no, o mi insulti anche tu, oppure non ti posso tenere in diretta. Perché a parte che rispondo alla Amara Gennamari che dice quando esce la prevendita dei biglietti Catania Messina, suppongo giovedì, però Giovedì. giovedì, suppongo giovedì. C'è un rientro importantissimo per me, Daniele Nonno D'Agostino. Alias Cruyff, levaci mano Emanuele, ti dice Daniele Vabbè. D'Agostino, poi dice Dario Federica Caruso, ok, il non allenarsi, ma da oggi dovevano andare in ritiro, dedicavano la giornata alla visione dello scempio di domenica nel viciare come gioca il Messina, ed eccolo qua la critica, mi piace, una critica, io con Luigi ci scherzo, Federico è più forte di te, mi dispiace dirlo, ma non sei per niente obiettivo, nonostante l'evidenza, di tu poi mi dà anche successivamente del filo societario. Io mi permetto di rispondere educatamente, come ha scritto educatamente Luigi. No, io sono obiettivo, ho fatto un'analisi che è abbastanza obiettiva all'inizio, dicendo che anche nella copertina di questa diretta. Però Luigi, siccome quando le cose vanno male, che bisogna stare vicini e non quando le cose vanno bene, io continuo a voler avere fiducia in questa squadra, nonostante le tante delusioni e le tante lacune che ha mostrato. Perché comunque abbiamo fatto delle osservazioni, non è che noi abbiamo detto ok, a Virtus Francavilla, con la Virtus Francavilla, chiedo scusa, abbiamo perso
perde merito, meritavamo la vittoria. No, io ho detto che è stata la partita forse più brutta, se non la più brutta della stagione. Abbiamo fatto delle osservazioni, abbiamo fatto delle critiche, però... Però non è che belle ce ne siano state tante. No, qualcuna bella c'è stata, ecco il Crotone te lo sei dimenticato, ecco il Picerno te lo sei dimenticato, ecco il Rimini te la sei dimenticata, e con la Juve Stabia te la sei dimenticata. Andiamo avanti, perché sei Monello quando vuoi, però quattro, certo, su 40, sono poche, ma siamo d'accordo, tu mi dici, siccome abbiamo questi fino al fine della stagione, vanno sostenuti, non vi è dubbio, Emanuele, aprile, nonostante se questi dovessero fare 9 punti, per me comunque hanno deluso. Ma Emanuele, però c'è un discorso, come tu con me ci abbiamo litigato nel senso, in senso sportivo, no, ci siamo trovati alcune volte in disaccordo e ci sta, ci mancherebbe altro, perché io molto spesso sbaglio, e credo che io non ho mai detto che questo è lo squadrone che il mondo tremar fa. Ho detto è una squadra con dei limiti, l'ho sempre detto, però la sostengo, perché comunque a fine stagione si faranno delle analisi. Non è che dobbiamo fare spacciare, io non che faccio come alcuni che fanno capire per vero, spacciano per vero gli striscioni nella curva del Dortmund contro il Palermo e il Padova, quando sono dei fotomontaggi che anche un cieco se ne renderebbe conto. Io ho semplicemente detto che è una squadra che ha dei limiti, una squadra che ha deluso, parlo sempre di campionato obiettivamente deludente, parlo sempre di campionato obiettivamente brutto, però li sostengo, perché tanto in questo momento dare una coltellata ulteriore a un ferito non avrebbe senso, caro Luigi Panetto. Poi ti dico anche di più, dentro di me, e qua sono d'accordo con te, non vi è la mia obiettività, vi è la mia follia totale, io mi auguro una cosa sola, perché è quello che io sento dall'inizio della stagione. Io ho sempre pensato che il Cane avrebbe fatto i playoff, non ho mai pensato che il Cane avrebbe vinto il campionato. Io ho detto vinto sesto, settimo, 4-6 punti, lo so, 6 punti devi fare 6, e io dicendo, siccome io ho sempre pensato che il Cane a più di settimo non sarebbe arrivato, sarebbe arrivato fra il quinto e il settimo posto quest'anno. Tra l'altro, se vi ricordate, nel corso del ritiro si diceva che il Catania non era tra le favorite, io dissi meglio, perché così siamo più sereni. Io ho un presentimento che il Catania fa i playoff il 28 di aprile, ne parliamo, esatto, fa i playoff, e poi siccome quello è un altro campionato, però per ora la mia ansia, ed è un'ansia da prestazione, concentriamoci su questo. Poi ripeto, io voglio essere ottimista, caro Luigi, non perché sono filosocietario, perché io di filosocietario credo che, se senti anche le mie parole, no, io quando devo fare delle osservazioni le faccio, non so, di filosocietario credo che abbia poco, forse ti piace di più qualcuno che insulta o grida contro Grella, chiede le dimissioni di Grella, dimissioni di Carra e via discorretto. Perdonami se ti interrompo, io non condivido questo ritiro fatto 2 giorni prima della gara. Ma io tante cose non condivido. Emanuele, ma vi state basando... Emanuele, scusami. Emanuele, perdonami. Il ritiro, il fatto che... Una a letto, la granita fra poco, ma dai! Allora, Luigi Verzi ha il brutto presentimento che scendiamo. Mentre Giovanni Faro dice che non faremo i playoff. Io dico una cosa, la tua osservazione è teoricamente corretta? Teoricamente, infatti dico, non è che io, però non è il fatto che vado nel ritiro oggi. Intanto ci provo. Però ascoltami, il problema di questo Catania nasce da quest'estate, l'ha detto anche Grella. Ora, io lo continuo a dire, è inutile che ci proiettiamo tutti in avanti, proiettiamoci al presente. Il presente è difendere quello che abbiamo conquistato lo scorso anno, la categoria. Se siamo bravi, e teoricamente abbiamo dimostrato di esserlo, perché non vinci una Coppa Italia, per fortuna, non vinci tutte quelle partite battendo Messina, Picerno, Crotone, Pescara, Rimini e Padova per caso. Vinci perché sei una squadra che quando vuole dimostra di essere squadra. Dopo che abbiamo la certezza di non fare i play-out e di essere ai play-off, che ci siamo conquistati grazie alla coppia, poi faremo altri discorsi. Ma tanto il 28 di aprile, sempre alla fine. Cioè, allora, poi tutti gli altri, tra l'altro vi dico, la fortuna sta anche un po' girando al Catania, perché ieri il pareggio tra Benevento e Juve Stabia, pareggio che consegna la Serie B, meritatissima alla Juve Stabia,
metti il Benevento in una brutta condizione, perché il Benevento ora è a pari punti al secondo posto con l'Avellino. Ora poi vediamo addirittura l'Avellino in avanti per miglior differenza a reti e via discorrendo, quindi il Benevento ha 3 partite per riprendersi il secondo posto e a tutto l'interesse a riprendersi il secondo posto, perché il secondo posto le consentirebbe... Quindi non sta girando la fortuna per noi, perché no, al contrario, sta girando, cioè stiamo perdendo la fortuna, ci sta girando al contrario la fortuna, perché fino a domenica scorsa siamo stati anche fortunati, perché la Turris ne ha presi 4 in casa dall'Avellino. Se no saremmo stati anche a Latina, perderà, che ancora obiettivo, ancora qualcosa da chiedere al campione. Quindi ripeto, quindi a maggior ragione il Catania domenica con il Messina deve assolutamente vincere. Certo. Io sono convinto che vinciamo e vincere anche con Sorrento. Intanto perché vinciamo col Messina. La sarà drammatica, perché se il Benevento cerca i 3 punti per il secondo posto, ci possiamo fare segnare la croce. Io dico che intanto battiamo il Messina, poi vediamo che succede. Ecco, facciamo 6 punti. 4 6 punti. Perché come ogni anno 41-42 è la salvezza. L'anno scorso l'Avellino con 41 punti si è salvato, perché il Brindisi ha dimostrato ancora una volta di avere dignità, perché è andato a vincere anche a Crotone e il derby col Francavilla. Ovviamente solo noi abbiamo perso col Francavilla. Pazienza, è andata così. Ciao Manu, vediamo che succede. Bacio, bacio. Luigi Panetto mi ribadisce che sono la voce della società. Buongiorno a Maurizio Arena, è sempre travisato quello che dice il vicepresidente Chera. No, Giovanni, io ho chiarito, io ripeto, ho detto un'altra cosa. Il problema, dice Luigi Panetto, è l'ambiente troppo negativo e la squadra si cattiglia tutta per qualche fischio. No, Luigi, non abbiamo detto nemmeno questo. Luigi, a me dispiace che tu non ci stia ascoltando con attenzione. Mi sembra strano, perché tu sei sempre molto puntuale. Mi sembra strano, non stiamo dicendo assolutamente questo. Io non ho mai detto questo, non ho mai detto che la squadra va male per colpa dell'ambiente, anzi, al contrario. Ho anche detto che proprio il tifoso, le curve, le tribune, comunque il tifoso in generale è proprio quello che ha consentito al Catania anche di superare ostacoli molto alti e difficili. Pronto, con chi parlo? Sono Lorenzo da Catania. Lorenzo, ben arrivato a Chance Bet News. Vabbè, ormai io ho chiamato diverse volte. Puoi chiamare quando vuoi, Chance Bet News e dei tifosi. Va bene. Allora, intanto buongiorno, buonasera, non so come dico, dopo le 12 cosa si dice più ormai. Allora ti volevo fare 2 domande, Fede. Intanto per questa questione di, cioè io non voglio arrivare tipo in maniera scaramantico altro, cioè poi sembra tipo vengo e la butto, però quello che volevo dire, ma la questione dei play-out come funziona? Cioè se il Catania ha 9 punti di distacco dalla penultima, non li fa anche arrivando sedicesima? Cioè questo quello che ho capito. Il Catania, se dovesse arrivare quintultimo, quindi sedicesimo, e dovesse avere 9 più punti di vantaggio sulla penultima, non farebbe i play-out. Okay. Viceversa, se il Catania dovesse arrivare quart'ultimo ed avere 9 o più punti di vantaggio sulla terz'ultima, non farebbe i play-off. I play-out. Quindi anche arrivando quart'ultimo. Sì, ma il Catania non deve arrivare né quint'ultimo né quart'ultimo. Il Catania deve vincere col Messina. Io volevo dire una cosa, è giusta. Se il Catania vince la prossima va a 42, giusto? E sì. Il Monterosi a 28. Se il Monterosi vince la prossima partita, il Catania è ufficialmente salvo? No. Come no? No. La matematica. Scusa, 42 meno 28 fa 14 punti, giusto? Se non vince il Monterosi. E sto dicendo, se il Catania vince la Rossi e il Monterosi perde. Non sei ancora matematicamente salvo. Scusa, 14 punti se ti mancano 2 partite, come le fa? Levagliene 6, levagliene 6, quante ne rimangono? Perché 6 per il Brindisi? Io fin quando la matematica non mi dice sono salvo, il Catania deve in questo momento a 11 punti di vantaggio sul Monterosi. Sì, okay? E sto dicendo, vince la prossima, non va a 14. 14, ma poi ce ne sono ancora 2 da giocare. Se il Catania perde le ultime 2 e il Monterosi vince le ultime 2, va a meno 8. Scusa, come ci arrivi a fare 14 punti in 2 partite? No, ne devi fare 8, va a scalare. Il Catania rimane a 42, loro salgono a 30, a 34, diventano 8. E quindi? 14, se non sei certo, diventano 8, certo. Tu non è che devi pensare solamente a quelli che non fanno gli altri, devi pensare anche a quelli che non fa il Catania, Lorenzo. Quindi certo, teoricamente il Catania dovrebbe fare... Ma la corsa non è solo sul Monterosi, bisogna stare attenti al Monopoli, bisogna stare attenti alla Virtus Francavilla, bisogna stare attenti alla Turris. Il Catania non può fare più calcoli. Ora l'unico calcolo che deve fare il Catania è
scende in campo per vincere col Messina, col Sorrent e col Benevento. Ok, ok, quindi solo io questo qua, quindi sono comunque, dico, anche se dovesse arrivare scongiurando tutto quanto, 17esimo, ma fa questi 9 punti in più, non li fa i playout. Il Catania deve fare più punti possibili, soprattutto mi auguro che finalmente torni il Catania, si svegli e torni a far sì che il fattore Massimino abbia un'incidenza importante, cioè innanzitutto battiamo in casa Messina e Benevento. Sorrento è un'altra partita delicata, perché il Sorrento è in zona playoff e giustamente queste squadre vogliono fare punti per provare ad avere una posizione migliore. Il Catania è dirette a un calendario molto più complicato, molto più ostico, quindi intanto pensiamo a quella che sta arrivando, Messina. Battiamo il Messina, poi pensiamo alle altre. Intanto devi battere il Messina, perché se non batti il Messina, ragazzi, domenica notte non dormiremo. Fede, posso dirti una cosa, il Sorrento non è che deve fare punti per andarsi alla migliore posizione, il Sorrento deve fare punti, perché se non fa punti non arriva ai playoff. Tre altre cose, bravo, ancora più corretto quello che ha detto Lorenzo, ancora più corretto. Sono tutte là, cioè nel senso, il Sorrento è a 45 punti, sto io sorprendendo la Castiglia in questo momento, e ha il Foggia undicesimo a 45 punti, l'Audace a 44 e Messina a 44, se il Sorrento non fa punti e gli altri concorrenti fanno punti, li scavalca. Quindi il Catania ha tre partite che sono non difficili, difficilissima, mi avviso. Poi tra l'altro Foggia, tutte le altre, visto che il Crotone si è fermato definitivamente a quanto pare, anche il Crotone giustamente vorrebbero agguantarlo per provare a rubargli la zona playoff, quindi sarà un finale di stagione che ripeto, questi giocatori capiscono realmente di, cioè, che poi dico, la cosa è anche quella, purtroppo la verità è che no, noi non abbiamo neanche quella cosa in più che dici facciamo un tiro e scende, quindi cioè, poi dico, cioè a me la cosa mi fa incavolare, già che dico di per sé non li facciamo, ma poi non abbiamo la fortuna che è il Francavilla, cioè obiettivamente il Francavilla ha fatto, ragazzi, la partita da pareggio, poi il Francavilla ha fatto una partita per portarsi a casa i tre punti, perché vorrei ricordare che al decimo del primo tempo Artistico ha preso un palo, vorrei ricordare che Albertoni ha fatto uno o due interventi importanti, non spettacolari ma importanti, vorrei ricordare che il Catania non è che abbia creato chissà che cosa, sì, ha provato dopo, ma Lorenzo, la Virtus Francavilla ha strameritato di vincere contro il Catania, ha fatto una delle partite più brutte di questa stagione ed è quello che non si spiega. Ma io quello che voglio dire è questo, okay? Cioè, ma io non lo dico perché sono di parte, cioè io dico la verità, io l'ho vista anche allo stadio, ci sono stato là, cioè, ma non significa l'ho vista allo stadio, ho visto meglio. Cioè, io penso che comunque il Francavilla nel primo tempo ha fatto sì la sua modesta partita in cui ha creato, ma obiettivamente nel secondo tempo io non è che mi ricordo neanche di sia squadra, cioè il Catania obiettivamente ha creato male, perché non ha saputo creare delle occasioni nitide, però io penso che un'altra squadra magari quell'occasione in più ti gira, capito? Al Catania gli gira manco quello, quindi se ma se non ti rimporta come vuoi che ti giri. Se batti a cavolo i calci d'angolo, non hai uno schema su punizione che mette palle al centro. La Virtus Francavilla ha fatto una partita normale, nel senso che allora hai ragione, nel secondo tempo la Virtus Francavilla, dopo essere passata in vantaggio, ha pensato di più a frammentare il gioco, a buttarsi a terra, crampi, giramenti di testa, insolazioni, appendicite acute, tutto quello che vuoi. E quindi è stata brava nel comprendere il suo limite ed è stata brava nel impedire al Catania di ritornare. Ma se tu tieni la palla, la fai girare, perché il Catania col Padova fa una grande partita e dimostra in quel caso di essere una squadra di qualità? Perché Zeoli ha fatto leggere, e anche i giocatori in campo hanno letto nel modo perfetto la partita, nel senso che quando anche il Padova è rimasto in 10, il Catania ha fatto correre il pallone, non ha corso lei, invece col Francavilla la squadra ha corso ancora una volta male, tant'è vero che, ripeto, tutto questo incide sulla qualità del gioco, sull'incisività del gioco del Catania. La Virtus Francavilla ha giocato 55 minuti, ha fatto 1-0, tutti dietro, gente che sveniva, portiere punto da un altro, queste sono le squadre. Questo Virtus Francavilla, Monopoli, Brindisi, Monterosi, Tuscia, Turris, sono queste. Se tu vai a Torre del Greco con lo stesso spirito con cui c'è andato l'Avellino, e poi mi dicono che Patierna è più forte di Carmine, secondo me no, ma poi sono punti di vista,
ma non perché Di Carmine gioca nel Catania, perché Di Carmine ha una carriera che è stata totalmente diversa da quella di Patierno, perché se Patierno era più forte di Di Carmine, qualche cosa in Serie A l'avrebbe fatta, giusto secondo me. Però detto questo, se tu vai a Torre del Greco con la Turris, con lo stesso spirito con cui c'è andato l'Avellino, la partita l'hai chiusa dopo 20 minuti, perché la Turris è una squadra inguardabile. Invece tu vai a Torre del Greco con la strizza e prendi due gol da un giocatore che fino a quel momento ne aveva fatti tre in tutto l'arco della stagione. Vabbè, ma allora, la verità è che tu in tutte le partite hai fatto così, perché anche quando sei andato ad Avellino, cioè, a me faceva ridere, perché comunque io poi dico, cioè, mi vedevo chi segnava e veniva da ridere i giocatori che non avevano segnato da due anni, da un anno, quello che aveva, no, più che altro hai preso anche il gol di Rocca dell'ex, no? Che... Ma il discorso è questo, il discorso è che nel pallone puoi essere 100 volte più forte tecnicamente, ma se non ci metti la grinta perdi pure dall'Atletico Catania, cioè non è la verità. Non so di che squadra parli, sinceramente. No, obiettivamente, cioè a pallone funziona così, se tu giochi vinci le partite, se non giochi automaticamente ti batte pure il pulcino che gioca a calcio da due anni, ma non è che è una cosa che stiamo scoprendo ora. Il Catania non vuole giocare. E io mi sono rotto le scatole, scusa se lo dico, di dire ah, perché le altre squadre, il Catania non vuole giocare. Quando il Catania capirà che dopo 35 partite deve giocare perché si deve salvare, forse potremmo parlare di playoff e di altra squadra. Ma se il Catania non gioca, è inutile che diciamo ah sì, c'è stata la scusante. Il Catania non vuole giocare, perché poi non è che vinci la Coppa Italia, perché poi tutti quanti mi dicono ah, il Padova, perché il Padova in questo momento il Padova è in una condizione schifosa e quindi tu hai vinto perché il Padova era in quel modo. Non hai vinto perché le altre squadre in Coppa Italia sono più scarse. È il Pescara perché il Pescara stava andando male. Hai vinto perché hai giocato. D'accordo con te. Non vinci. Grazie Lorenzone, sperando che domenica abbiano la voglia di fare il risultato importante. Grazie Lorenz. Va bene, bacio, dai, un abbraccio, sempre e solo Forza Catania. Gli stessi, dice la Pietro, l'amico Pietro di Casa Rossa 2, gli stessi giocatori però hanno vinto la Coppa Italia ed erano eroi, adesso sono amatoriali. Domenica vincerete a carte, dice Ugo Roberto con 2B, un nome. Luca Verzil, col Francavilla non ho visto una partita di Branduardi, zero fuori ogni logica. Il Francavilla non mi sembra che si sia chiuso dentro, nel secondo tempo sì. A posto, prezzi popolari, così si arricogli tutti gli antitifosi, sembriamo che i bot, no, io ho detto potrebbe essere una idea. Fede Mateglio, che fine ha fatto Chetano? Non lo so, ripeto, non arrivano comunicazioni a tal riguardo. Emanuele Moschella, ma non sbagli mai, Emanuele è un grande. Considerazione, secondo me Grella intendeva altro, perché per la prima volta ha nominato i play-out e sapendo che domenica contro il Messina sarà una guerra sportiva, prevedo molto nervosismo in campo, ha voluto rimarcare l'ennesimo aiuto dei tifosi e tra le righe ha dato una sorta di raccomandazione, se speriamo mai la partita e non andasse bene. Federico è al libro Paga della società dai tempi della Sigi, cosa pretendete da lui? Davide Aresti, buongiorno. Simone Cambria, in questo momento la Turris farebbe i play-out con il Francavilla. La Turris ha 37 punti, sì, perché ha solo 4 punti di vantaggio sulla Virtus Francavilla. Quanti punti di sacco ci vorrebbero per non farli? 9. Perché dovremmo guardare anche quelle squadre. Esatto, bravissimo Simone. Salvatore Dani Tudisco, bravo Fede. Davide Aresti, fino all'anno scorso la dirigenza italiana aveva dato l'impressione di muoversi compatta verso il gioco e gli obiettivi. All'inizio di questa stagione invece ha visto un solo uomo al comando. Ghella si è rivelato ostinato nelle sue prese di posizione che lo hanno portato a fermarsi solo nel momento in cui il giocattolo si è rotto. Ora per lui c'è la parte più difficile. Dani, ho letto il tuo messaggio. Davide, ho letto il tuo messaggio, non c'è bisogno che me lo riscrivi. Non puoi farmi questi poemi Davide, perché sennò ho difficoltà a leggerli. Mauro Vaccaro, più che incoraggiare i tifosi a venire allo stadio, che direi che Ghella mi documenti giorno per giorno come osserva e comunica con la squadra, ha uno staff di comunicazione di tutto rispetto, può farlo. Antonino Condorelli, buongiorno. Io dico che questa squadra gioca bene, solo con l'acqua alla gola domenica si vince. Restiamo calmi, non ci sono funerali senza motto e noi siamo ancora vivi, è vero, giusto Benny Maugeri, e io continuo a ripeterlo che io mi aspetto e sono certo che la squadra domenica ci sorprenderà. Posso dire che mancano i ragazzini terribili dell'anno del fallimento, giocavano ogni partita mettendo cuore e grinta, spero in un impeto d'orgoglio di questi ragazzi. Sosteniamo il Catania fino alla fine, giusto Davide, meriti un applauso. Io dico a Giovanni Aventura, la squadra di Francesco Baldini, tecnico che io non smetterò mai di rimpiangere, era una squadra che il tecnico aveva costruito già dal ritiro. Ripeto,
Come si fa, dice Federico, come si fa ad avere fiducia in questi pseudocalciatori che ci hanno mortificato in tutti i sensi, con le loro prestazioni non ti danno nemmeno un minimo input per sostenerli. Come finisce, finisce, devono scomparire tutti e 24 e passa il giocatore. Quindi anche Castellini, anche Zammarini, anche quelli che hanno avuto un rendimento alto. Luigi, io non posso fare altro che avere fiducia nella squadra, non nel giocatore, nella squadra, che è diverso come concetto. E ripeto, è l'unica arma. Poi le critiche sono state fatte, a differenza di qualcuno insinua che da questa testata giornalistica non siano mai state fatte delle osservazioni critiche nei confronti di alcune scelte. Mi dispiace, vuol dire che non ci si segue, non ci si segue con attenzione o con assiduità. Noi le abbiamo fatte le critiche, semplicemente le abbiamo fatte con dei linguaggi civili, con un modo, nel modo giornalistico e non da mercato rionale. Mi permetto di dire questo. Francesco Ternullo, anziché affacci metterci con no, questo non lo so leggere, vediamo chi è al telefono. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Ciao Federico, sono Peppe e Beh, chiamo da Messina. Sto Peppe, un amico di Messina. Peppe, come stai innanzitutto? bene, spero che stai bene anche tu. Io sto bene, sto benissimo. Prepariamo a questo derby sempre affascinante quando si gioca contro il Catania per noi, Ma per noi tutti, per anche me, per per me i voi derby quando sono con affrontate il tutti. Messina. Eh sì. Il derby è sia col Messina, certo, col Palermo è un po' diverso, è più importante per noi, sarei bugiarda non dirlo, ma questo derby di domenica acquisisce un'importanza importante, un'importanza fondamentale, anche dopo le parole di Modica che ha detto qui non si può fare calcio, è stato abbastanza tagliente l'allenatore del Messina, caro Peppe. Sì, è stato tagliente secondo il vostro punto di vista, ma quello che voleva dire Modica è, diciamo, un'ammonizione un po' verso le istituzioni, non Eh no, verso no, la no, io in questo squadra. senso io non era verso È la un società, avevo problema capito. siciliano, è un problema, diciamo, purtroppo Comune, di. ce l'abbiamo anche a Catania, non ti preoccupare, da questo punto di vista siamo accomunati. Però una cosa te la devo dire, Anche Federico. due, anche due. Noi domenica contro il Catania, sicuramente, al contrario vostro, non faremo turnover perché col Catania si deve vincere. Mi sembra giusto, anche perché devi onorare il campionato, la maglia e i tuoi tifosi. Cioè, mai nessuno ha pensato che il Messina venisse a Catania per passeggiare. Mi ha sorpreso il Catania, il signor Lucarelli, mister Lucarelli, che è passato anche da Messina, che si è permesso il lusso, tra virgolette, concedimi questo termine, di fare il turnover nel derby col Messina. Io No, penso beh, lì che più che voi siete in questa figura. turnover, là più che turnover, Peppe, è stato un discorso di indisponibilità e di condizioni fisiche, che poi Lucarelli, tu giustamente non puoi seguire il Catania perché fai bene a seguire il Messina, e c'era una specie di politica di pretattica per nascondere chi era disponibile e chi no, metteva in difficoltà anche Però noi. forse troppa pretattica ha fatto questo Catania e oggi si trova in questa situazione. Probabilmente per qualche scelta sbagliata, perché se andiamo a vedere la rosa, il Catania ha veramente una rosa importante per questa categoria. E trovarsi in quel tipo di situazione, forse delle scelte, ecco, sono state un po' sbagliate. Io ricordo pure, se non vado errato, c'era la partita col Pescara. Si pensava più al Pescara che alla partita col Messina, perché il Catania ancora non era in buonissime acque. Diciamo, mi ha sorpreso. Anche Noi a quel noi, se, figurati a turnover noi, lo caro Peppe, noi ricorderemo. aspettavamo un campionato un po' più tranquillo, una qualificazione serena ai playoff, però intanto ci godiamo almeno finché ce l'abbiamo la Coppa Italia, è quello che ci porta la Coppa Italia. Domenica, mi dispiace dirtelo Peppe, ma spero che il Messina perda, lo auguro Ah, con dal tutto il mio punto cuore. di vista, magari voi portate la coppa, noi vediamo se possiamo fare la festa, va, No, no, facciamo no, la entrare la festa, coppia. fidati che domenica i 20.000, perché saremo in 20.000, 25.000 daremo saremo. quell'energia e quella forza mentale ai ragazzi rossazzurri. Io ho pronosticato un risultato importante, quindi vediamo se indovino ancora. Io vediamo se indovino ancora. Credo che domenica, se la squadra entrerà in campo con la stessa mentalità, io ne sono certo, che ha visto col Padova, mi dispiace, ma pareggiamo i derby, anzi ci portiamo in vantaggio perché già il primo l'abbiamo vinto in Coppa Italia. Vediamo se riusciamo anche a vincere il campionato. Tanto Certo. voi siete salvi. La cosa importante
è che io sottolineo e mi dispiace tanto, mi dispiace tanto, lo sottolineo come lo sottolineai l'andata, che sia l'andata che al ritorno non ci saranno i tifosi ospiti. E questo credo che sia una grande sconfitta per tutti, perché quello mi dispiace. Poi con Peppe, che ormai è un amico di ChanceBet, tifa Messina, ci può dispiacere, ma Peppe nessuno è perfetto, no? Tu me lo consenti. La stessa cosa la potresti dire su di me, che tifo Catania, però deve essere questo lo spirito, no, prendersi... Ti seguo da Messina, ma sei un ottimo giornalista. Troppo buono. Lo spirito deve essere quello, che si parla con un tifoso, tra virgolette, il rivale, si scherza, ci si prende in giro, ma col sorriso, poi se io Peppe lo incontro, gli offro anche non solo il caffè, ma anche la cena, per parlare di calcio e quello, dire deve essere però, questo lo spirito, secondo però, me. Secondo me però troppa importanza alla Coppa Italia avete dato, questo è il mio punto di vista, troppa. Nemmeno male, Peppe, meno male gli abbiamo dato troppa importanza, se no a quest'ora manca i playoff rischiamo di fare. Vediamo un po' che succederà domenica, vediamo un po'. Grazie per la chiamata, Peppe. Prego, ciao. Un abbraccio. Sarebbe bello se anche allo stadio si potesse stare in determinati settori vicini ai tifosi della squadra avversaria e prendersi in giro, scherzare e dialogare in questa maniera, sarebbe bello. Perfetta analisi da parte del tifoso messinese. Se battiamo il Messina scendo in Piazza Europa e Maccato dubisci DNA robusta. Siete veramente cattivissimi, però non è bello anche poter dialogare con degli ascoltatori che non tifano Catania, farli in maniera civile come ha fatto Peppe, anche scambiandosi delle opinioni, anche prendendosi in giro in maniera goliardica. A me piace, sinceramente, mi piacerebbe farlo anche con degli amici di Palermo, farli con degli amici di Siracusa. Poi la rivalità sportiva resta, perché è evidente che Peppe è consapevole che domenica viene a Catania e ne prende due, perché il Catania vincerà 2-0 domenica. Vi posso dire anche chi segna, perché l'ho sognato, perché io lo so che segnerà lui. Uno lo fa Welbeck, già ve lo anticipo, uno lo farà Nana. Poi l'altro a sorpresa, sto cercando di interpretare il sogno perché mi girano dei numeri, cosa ti sono folle. Quindi dice Santo La Ferita, speriamo bene, vinciamo noi, ormai tutti hanno parole grosse contro il canale. No, però Luca ha fatto, Peppe ha fatto un'analisi corretta, anche lui leggendo la rosa del Catania, ma come altri tifosi di altre squadre, ricordiamo anche quelli che hanno detto i tecnici di Juve Stabia, di Taranto, di Casertana, da Casertana e via discorrendo, in pochissimi si sarebbero immaginati un Catania in queste condizioni di classifica a tre giornate alla fine. E quindi giustamente Peppe dice, rispetto ad altre squadre che partivano per non dover retrocedere, sorprende negativamente che vi sia il Catania. Quindi è un'osservazione, la facciamo noi, è normale che la facciano anche chi. Fede, digli a questo tifoso Messina che domenica gli distruggiamo sportivamente al Messina, forza Catania per tutta la vita. Federico, da quando fai bonifici anche ai messinesi sei scandaloso? No, io non faccio bonifici a nessuno, dico semplicemente che io credo che dobbiamo in questo momento, anche per essere belli carichi domenica, non sperperare quell'adrenalina che abbiamo in corpo. Dice Jack Lance, Federico, uno deve pensare male, no, ma quando mai? Non offri neanche un caffè, ora offre la cena, ma se non ti vedo mai, ma hai detto che non sei altro, la colpa è nostra, ci prendono per il culo dal nord a est, infine. No, non, a Messina hanno perso la verità con la regina, certo una squadra che arriva in finale di Coppa che deve fare, se ne deve fregare, no, ha detto, sì, è spesso però un parere, Nanà segna, vedi se segna Nanà. No, fidati, io per scaramanzia, dice Luca Verzi, come ha fatto con la Juve Stabia, non guardo la partita. Col Padova l'hai vista la partita, Luca? Usi Umago Giusa, io avevo detto che col Padova avremmo vinto e col Giuliano avremmo perso, ragazzi. È semplicemente un discorso di anche sensazioni. Dai che giochiamo la bolletta, Giuseppe Sgroi, ma Vincenzo con Messina, cosa succede? Poi dobbiamo pensare a Sorrento e Benevento. Certo, Giuseppe, intanto devi vincerla questa, poi pensi al dopo. Dammi dei numeri per il Super Enalotto, speriamo il tuo sogno si possa avverare, un abbraccio. Leggimi a mano. L'ho letto, ti ho letto, Melo.
Fede, ma ci iscriviamo il prossimo anno? Sciotto vuole, certo, noi ci iscriviamo. Beh, io, peraltro, ripeto, io al presidente Sciotto può fare simpatia, antipatia. Ho sempre fatto i complimenti e un plauso perché tra mille difficoltà in queste 3 stagioni ha fatto di tutto ciò che gli era possibile per salvare il Messina e ci è riuscito. E questo vale comunque un plauso. Ragazzi, non ci dimentichiamo che cosa ha fatto Emmaus e così l'aspetto. Infatti, io per questo voglio che giochi dall'inizio il signor Ciccio Rapisarda. Sì, col padolo, ho visto la partita e stava morendo di infarto. E allora, vedi che bisogna assolutamente. Oggi mi hanno accerchiato i tifosi del Palermo, mi volevano costringere a dire forza, non lo posso leggere quello, lo sai che siamo. Vinciamo, forza ragazzi, Alessandro Gentile, mi piace questo messaggio dell'amico Alessandro Gentile. Allora, cari amici di Chance Betting, sono le 14, andiamo in chiusura, 1 ora e 2 minuti di diretta, noi ci rivediamo questa sera alle 19:30, vediamo che novità porterà il pomeriggio. Io vi aspetto come sempre numerosissimi, tanto vi ringrazio anche per ieri sera perché Big Chance ha fatto anche ieri ascolti molto molto importanti, vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questa diretta delle ore 13, ci vediamo più tardi, cioè alle ore 19:30 con la nuova diretta di Chance Bad News. A dopo e sempre solo Forza Catania. Cheers!